La passione per la moda, per il teatro, per l'arte, per il cinema, in una parola la passione per la vita. Ne parleremo nella puntata di oggi insieme alla nostra ospite, la nostra amica Sara Ricci. Tutto questo subito dopo la copertina e la sigla. Si è fatta aspettare, come certe volte accade alle belle donne, che lei lo diventi nel futuro è quasi certo, perché Giulia e non Dalia, come si era detto all'inizio, è figlia di Carla Bruni Sarkozy, sulla di cui a Venezia non serve spendere parole. Sperando dunque che la nuova arrivata erediti bellezza e scaltrezza dalla top mamma e che il papà si limiti a passarle senso politico e dello Stato, registriamo che l'Eliseo, insieme al tricolore, esibisce ora anche un bel fiocco, rosa, proprio come serve di questi tempi dove le donne sono in primo piano e non sempre per nobili motivi. Ma vogliamo essere ottimisti e pensare che dalla Germania Angela Merkel, tosta amica del neopapà, ce la sta mettendo tutta per salvare l'eurozona. In Argentina invece la presidentessa Cristina Kirchner, vedova del marito Nestor, è la favorita per la rielezione per un secondo mandato che la metterebbe sulla strada amatissima che fu di Evita Perón. Dall'Inghilterra la regina Elisabetta annuncia di essere favorevole a modificare la legge salica per consentire alle eredi della corona di salire al trono anche in presenza di fratelli maschi. Dunque, se William e Kate avranno per prima una bambina, con buone chance, questa sarà regina. E in Italia? In Italia ci piace ricordare che Artemisia Gentileschi fu la prima protofemminista, aprendo la storia ad un artistico, ma non solo, potere rosa. Certo, si parla del Rinascimento, ma si sa, gli italiani hanno bisogno di tempo. E allora benvenuta Sara Ricci, attrice, ma Sara forse dovrei chiamarti Artemisia, Artemisia Gentileschi. Magari, ciao a tutti innanzitutto, sarei molto orgogliosa di potermi chiamare Artemisia Gentileschi, perché Cinzia, questa donna, è stata incredibile. Per quegli anni questa pittrice del Seicento è stata veramente una, la possiamo considerare una proto femminista. La prima femminista innanzitutto, sì, una donna lavoratrice, una madre, perché ha avuto cinque figli, di cui sono morti quattro, quindi sono una donna di grande passione. Questa sua figura è così bella, così importante, anche perché poi lei nel frattempo subisce anche uno stupro e quindi... Sì, inizia la sua storia di processo, donna, la sua storia, ecco, di pittrice con uno stupro, perché quindi, aveva 16 anni. Quindi... In questa docu-fiction l'abbiamo raccontata. E non è stato facile, perché comunque da lì questo pittore, Agostino Tassi, era un collega del padre, quindi insomma lei era cresciuta in famiglia. Come è stato calarsi nei panni di questa donna? Tu che per quanti anni sei stata la grande eroina di vivere? Sì, l'eroina romantica di vivere. Per quanti anni hai accompagnato? Per 6 anni. Però? Per 6 anni sono stata... Quel personaggio, Adriana Gradi, che sicuramente, per carità, ha fatto compagnia a tantissimi telespettatori, li ha commossi, li ha ancora adesso, mi fermano, insomma, sono molto amata dal pubblico, ecco, per questo personaggio, quindi non posso che essere felice di averlo interpretato, no, una gran donna. Adesso Adriana lascia spazio ad Artemisia, che dovrebbe andrà anche a Parigi, adesso al Palazzo Reale di Milano e andrà a Parigi, sì, subito dopo, non so in quale museo, in quale... Ma siete sulla strada, intanto però ci portiamo noi con un servizio realizzato in occasione delle ultime sfilate di Prêt-à-Porter.
Quel certo non so che è così parigino e tanto chic, è altrettanto evidente passeggiando sulla rive gauche droite della Senna o a bordo passerella della nuova collezione Yves Saint Laurent. È tipicamente francese quell'uso di colori pieni, forti, di gran carattere, quella messa in scena che poi è anche ricerca del dettaglio, di un accessorio, di un bagliore improvviso, proprio come piaceva ieri a Messie Yves e oggi a Stefano Pilati, direttore creativo della casa e ottimo interprete di quel senso di personale inconfondibile eleganza. Creativo dall'andamento a fasi alterne, proprio come un elettrocardiogramma pazzo, capace di far schizzare in alto i cuori o a volte raggelarli, Pilati questa volta va a segno con una delle sue più fortunate collezioni, quella dedicata alla prossima estate. Convince lo stile pulito e grafico dei capi dalla linea ad A, l'uso di due soli materiali, un tessuto jacquard dall'effetto pizzo e una luminosa seta di Marrakech, l'amata Marrakech. Soffia un vento di ricercata, raffinata femminilità sulle passerelle francesi, con le grandi maison attente a ripescare dagli archivi gli anni belli della loro grande storia e le carte vincenti anche per il futuro. Fa così Dior, dove la linea bar dei suoi famosi abiti, nati nel 1948, vita stretta, spalle arrotondate, gonna morbida, viene rieditata alla luce di una nuova, giovane e leggera sensualità. So Dior, così Dior, titolano i giornali all'indomani del défilé dell'azienda, una dei portabandiera del lusso francese. Il savoir-faire della maison, espresso a suo tempo da Messier Christian, è lì, sotto gli occhi dei presenti, ma soprattutto replicato e aggiornato dalle mani del direttore creativo, Bill Guyton, braccio destro di John Galliano. Con la Lady Dior saldamente impugnata la mano, solo uno dei simboli del successo della maison, le mannequin avanzano sulla passerella all'interno del Museo Rodin, di passaggio in passaggio fino a quel numero 31, l'abito bustier in gazard colore cru, liberamente ispirato a una grande tradizione del fatto a mano, tradizione espressa anche nel gran finale, scandito da vestiti lunghi e nude look. Attitudine classica e contemporanea interpretazione dell'esprit maison, lo spirito della casa. E parlando di moda e di Francia, la mente corre subito a Kenzo, il grande designer giapponese che proprio a Parigi costruì la sua storia. Una storia affidata oggi al doppio tocco di Umberto Leon e Carol Lim, nuovi direttori creativi della Maison ma anche autori della propria linea Opening Ceremony, di stanza a New York. Nel quartier generale dell'azienda prende così vita una collezione fedele ai codici estetici, ma anche all'energia e al colore, alla pulizia di forme. Capi facili, svelti, proprio come la tuta indossata da Chloé Sevigny, tipico esempio di un legame transatlantico tra lo street style americano e lo chic della moda parigina, di cui Kenzo è stato inconfondibile interprete a partire dagli anni 70. I think for us we feel like... Stiamo lavorando a questo progetto facendo emergere l'anima contemporanea di Kenzo, attualizzata al 2011. Kenzo è sinonimo di stile di vita, di condizione mentale. Portiamo a questo marchio la nostra esperienza maturata a New York con un twist contemporaneo. Un giusto tocco di anni 60, invece, in quegli abiti tubino realizzati con patchwork di tessuti luminosi, broccato, pizzo, sete, tessuti jacquard e stampati immaculati, volumi morbidi, in cui è maestro, ma anche silhouette più accostate al corpo, tra top decorati da borchie dorate e capi lavorati a frange multicolor che ripetono i disegni dei tappeti caucasici. È bravo, molto bravo Giambattista Valli nell'affidare alla sua nuova collezione quell'attitudine chic e nomade delle sue giovani e affezionate clienti, un nutrito drappello delle più internazionali hit girls che hanno fatto del designer romano il loro vero beniamino.
molto amato da tutte voi che fate un po' parte di un clan internazionale che gira. Perché? Perché già adoriamo lui e in più perché non ci sentiamo, almeno io non mi sento mai overdressed o ridicola. Posso andare proprio a una cena, a un pranzo con un'amica e dopo andare a una festa un po' più importante dove andare e cioè mi sento bene in tutti i casi. Guardo molto a queste giovani donne che fanno parte del mio parterre, della mia ispirazione, come tutte le ragazze adesso che mi hanno salutato, no? È una ricerca di bellezza. Ho iniziato con Candy, che era la prima ragazza, appunto Candy, perché appunto incarna per me qualcuno che è in equilibrio con la propria bellezza. In equilibrio con la propria bellezza, che non significa una bellezza fisica, ma proprio essere in equilibrio, feeling beauty, no? Sentirsi veramente belli. Bonjour Paris. Bella la moda che a Parigi ha mille sfaccettature, come un prisma, o meglio un prismic, nuova emblematica linea di Roger Vivier, dove è Bruno Frisoni, il direttore creativo, a declinare il savoir-faire della maison in quel puro stile parigino, fatto di charme e di chic, uniti a un tocco di artistica e colta extravaganza. Canto la boucle, con l'evoluzione del marchio, è anche bello di avere altre opportunità, dunque una signature, un essenziale che si legge attraverso altre un'altra dinamica come quella del prisma. Conferme e ritorni sul palcoscenico parigino che accoglie uno dei volti femminili più apprezzati dalla moda internazionale, quello bello, sorridente e tutto italiano di Alessandra Facchinetti. Dopo un periodo sabbatico che l'aveva tenuta lontana dalle scene, la nostra Alessandra rientra in gioco con Uniqueness, il primo progetto di couture in vendita su web, creato con Pinco e con il suo presidente, Pietro Negra. Velocità, ritmo, prezzi e stile, bello stile tutto italiano, a prova di click. Uniqueness nasce proprio dall'idea di creare qualcosa di diverso, fuori dagli schemi tradizionali, quindi l'idea di una collezione che si potesse presentare e desiderare subito, quindi acquistare praticamente in contemporanea alla presentazione, oltre a non avere una stagionalità, per cui è un progetto libero che può in qualche modo essere disponibile nel guardaroba di ogni donna in qualsiasi momento dell'anno. È l'hotel Salomon de Rothschild, facoltosa residenza della famiglia di banchieri di origine Ashkenazi, ad accogliere un altro fortunato binomio, quello che per la terza volta porta sotto la bandiera del marchio Hogan di proprietà dell'industriale Diego Della Valle il genio creativo di Karl Lagerfeld. Pubblico delle grandi occasioni, come sempre accade quando a muoversi è la star della moda dall'inconfondibile look, e sale allestite con i pezzi icona del brand, rivisitati dal designer in una collezione capsula, corredata di libro, e destinata a volare alta con quelle ali di Hogan, nel segno di uno stile urbano e molto italiano. A me Milano è formidabile. Adoro l'Italia e devo dire che quando ho iniziato a conoscerla per lavoro negli anni 60, Milano era formidabile, più forte di Parigi per la moda. Ancora oggi mi piace collaborare con stilisti e case italiane, come dimostra il legame che mi unisce a Diego Della Valle per Hogan. Muoviamo verso la fine del racconto, sui passi di quelle incredibili scarpe scultura amate da Alexander McQueen. Fedele ad un percorso creativo capace di coniugare estro, visioni ed emozioni, condite da un tocco di follia mai così estraneo alla moda, Sarah Barton, 37 anni, di cui l'ultimo vissuto alla luce del successo riscosso dall'abito nuziale realizzato per Kate Middleton, si conferma allieva di un grande designer scomparso troppo presto. E bello dimostra la nuova sfilata con le modelle dal viso velato da una maschera ragnatela. Colpiscono i riferimenti vittoriani trasformati in citazione fetish. I tailleur in tessuto dorato, giacca baschina e gonna mossa da un volant e ferma al ginocchio. Abiti corti e voluminosi, quasi dei piumini di merletto. Stecche e armatura dorate che decorano i capi come una corazza design. Vestiti tatuaggio che si spingono fino alla testa. Seni scoperti da New Look e volti velati da visionarie maschere di pizzo.
incredibili creazioni da sera capaci di trasformare le modelle in qualcosa di diverso, come creature di un altro pianeta, bellezze siderali e immaginifiche, che per il loro viaggio sulla Terra scelgono Parigi. Ecco, questa è la grande Parigi. Io so che tu hai una passione per la moda, vai ogni tanto a seguire le sfilate? Assolutamente sì, quando il lavoro, il tempo me lo consente, sì. Ma a parte mi piace proprio il glamour, mi piacciono queste donne bellissime, questi uomini bellissimi che sfilano, mi piacciono gli abiti, mi piace l'idea di sognare, di indossare quegli abiti, perché insomma non sempre si può. L'abito più straordinario che ti è mai capitato di indossare? Dunque, un abito bellissimo di Mila Shawn, posso dirlo? Sì, certo. E per un telegatto, una decina d'anni fa, completamente di pietre color cipria. Beh, lunare. Ti sentivi un... una diva. Una degli diva anni '50. Beh, è giusto che sia così. Mi sentivo John Crawford. Cosa indosserai adesso invece per il prossimo Festival del Cinema di Roma? Perché siamo alle porte di un appuntamento... Vogliamo dirlo? Certo, cioè, ahimè non ci sarà un film, ma un cortometraggio. Va bene. Voglio dire, ci accontentiamo. Un cortometraggio che si chiamerà, dal titolo Cuori di Pietra, che anche questo lavoro parla di passione. Perché in qualche modo sono due vedovi, un uomo e una donna, che mentre omaggiano i loro congiunti morti al verano si conoscono. Cioè c'è un gioco di sguardi che chiaramente non porta a nulla, perché insomma c'è il dolore, no, di quel momento. Però i congiunti nell'aldilà invece si danno da fare. Dall'alto, quindi, molto insomma, carino, girato molto al verano, tra l'altro. Girato nella zona bellissima della scogliera del verano, quindi di Francesca Pedrazza Gorlero, una donna. E quindi speriamo che a Roma il Festival del Cinema abbia il successo che merita. Tanto noi ti portiamo però a vedere un pezzo di Harlem prima di finire sui set di Hollywood. Un monumentale cappello ombrello di colore nero è l'ultima eccentrica trovata di Lady Gaga, la pop star emula di Madonna, quasi più famosa per il suo abbigliamento travestimento che non per le sue canzoni. Beniamina del popolo della moda, icona fetish di riferimento per gli stilisti più audaci, Lady Gaga si trasforma in dama in nero per le riprese del video Marry the Night, girato proprio la scorsa settimana nel quartiere più black di Manhattan. Harlem, fino a poco tempo fa, l'insediamento preferito dagli immigrati afroamericani. Posizionato a nord della città, tra la 110ª e la 125ª strada, Harlem nel tempo ha vissuto una totale trasformazione. Dagli inizi del XX secolo, quando qui arrivarono i primi abitanti di colore, agli anni 20, in cui il quartiere fu al centro di una rinascita culturale grazie al jazz, per poi toccare di nuovo la decadenza negli anni del dopoguerra, che ne fecero una delle zone più povere e pericolose di Manhattan, tra disoccupazione, droga e criminalità al potere. Una storia destinata però a cambiare con gli anni 90, quando nelle strade dell'Apollo Theater e di Malcolm X, Bill Clinton apre i suoi uffici. Sull'onda di quella rivoluzione e riconversione urbanistica che coinvolge tutta New York, Harlem cambia faccia e pelle, non più e non soltanto nera. Un rinnovamento al quale non sono estranei Barack e Michelle Obama, la coppia presidenziale di sangue afroamericano, veri beniamini del quartiere nero, sempre di più al centro della vita creativa e artistica di tutta la città. Ma la vera star di Harlem è Kevin Willis, l'ex cestista dell'NBA, una vera stella del basket celebrata nel quartiere da un'oceanica schiera di fan. Willis, un colosso di 2 metri e 13 centimetri di altezza per una tonnellata di peso, ha lasciato il suo sport preferito per abbracciare una nuova professione, quella di stilista da uomo.
Una nuova avventura, celebrata a New York durante le giornate della Fashion Week, con una sfilata dagli accenti emozionanti, divertenti, infiammati proprio come il migliore e più sportivo match. La mia mamma era una donna semplice, mi cuciva lei gli abiti. All'inizio specialmente i soldi erano davvero pochi, ma lei voleva che io fossi sempre ben vestito. Il senso dell'eleganza l'ho ereditato da lei. Dallo stadio del Madison Square Garden alle passerelle del Meatpacking District, il salto in lungo e in alto riesce al nostro ex atleta, applaudito da un pubblico grande in tutti i sensi, perché gli abiti di Willis hanno la prerogativa di vestire uomini alti, imponenti, con quella fisicità tipica dei black people che piace però anche ai bianchi, come dimostra l'uscita finale dei modelli sotto una pioggia di applausi. Tanto vale allora andare ad arrampicarsi per fare i complimenti al nostro cestista stilista, gigante del basket, oggi più che mai di moda. Sara, come dicevi, che il servizio su Harlem, su New York, ma Harlem in particolare ti piace? Sì, mi piace tantissimo, perché nei vari anni in cui ho visitato New York, Harlem rimaneva sempre un po' oscura, un po' pericolosa, no? Perché ci vado dal 2000, insomma, fino all'anno scorso. E andavi nella scoperta anche quando... E quindi gli ultimi anni vederla così bella, verde, così tranquilla, con questi ragazzi di colore che ballano e vanno in skate, è un'allegria. Mi piace, un'allegria. Facciamo... I gospel. Certo. Facciamo un break e ti ritorniamo subito dopo insieme. Rientriamo in onda con Sara Ricci e Artemisia Gentileschi, ma non solo, donna di passioni. Tu sei donna di... Quali sono le tue passioni, oltre quelle allora, che sappiamo della moda? Sì, certo, quelle che insomma... E che poi il lavoro, il cinema, quello, il lavoro, una passione con il cinema sicuramente è una passione, perché sai, mi sono anche laureata, quindi non potendolo fare comunque vado spessissimo. Cioè non potendolo fare, ma in realtà lo faccio, però ecco, meno di quanto vorrei. E la mia altra grande passione è la danza. Che ho fatto per anni. Danza classica, danza contemporanea? Danza contemporanea, in realtà un po' tutta la danza contemporanea, però Martha Graham è la mia grande passione. La stella, ecco, il punto di riferimento. Poi gioco a tennis, mi piace sciare, però ecco, non sono proprio delle passioni. E poi mi piace stare con il mio compagno. E questa mi sembra una grande passione. Donna di grande passione, quindi, o no? Sì. Travolta oppure controllata nel momento in cui... Beh, dipende, diciamo che le passioni negative della mia vita ho sempre cercato di allontanarle, quindi brava. In qualche modo sì. Cioè, non mi piace ciò che mi fa stare male. È una forma di salvaguardia. Quindi, sì, una forma di filosofia, no? Però le cose che invece mi danno benessere le fortifico. Allora, a proposito di cose che danno benessere, in questo gancio pauroso, a Milano, durante le sfilate del Prêt-à-porter femminile, le aziende di intimo, proprio ecco, pensando al nostro benessere, alla passione che bisogna avere nell'indossare certe cose, hanno realizzato tutta una serie di capi con dei nuovi materiali che consentono di essere belle, belle e super in forma, ma finalmente con un certo comfort che... Sono curiosa. Che non è, al quale non bisogna rinunciare, no, secondo me. Perché farlo? Vediamo queste proposte del Milano di questo intimo e lingerie. Guardate questo spot. Amor, bati seu carro. Amor, preciso te falar uma coisa. Bati seu carro. De novo. Você é brasileira, use seu charme. Roupa, bonito por natureza. Questa volta la statuaria Gisele Bündchen, top model di Orizzontina, la più pagata al mondo, è riuscita forse suo malgrado in un doppio intento, mandare in fiamme i cuori maschili e far avvampare, ma di rabbia, anche quelli femminili. Come comunicare al proprio compagno, fidanzato o marito un fatto sgradevole, sia esso l'arrivo della suocera in casa, l'aver distrutto l'auto appena comprata, la carta di credito esaurita? Facile, devono aver pensato i creativi dell'azienda di lingerie Hope. Basta dirlo nel modo giusto, o meglio, con gli abiti giusti, ovvero in slip e bra.
Sei brasiliana? Fai ricorso al tuo charme, la genialata capace di incenerire in un colpo, o meglio in uno spot, anni di lotte femministe, di reggiseni bruciati in nome di emancipazione e libertà. Morale? La segreteria delle politiche per le donne del governo brasiliano chiede, ottenendolo, il ritiro della pubblicità, rea di promuovere il rafforzamento dello stereotipo sbagliato della donna come oggetto sessuale del marito, infrangendo così un bel paio di articoli della Costituzione. Per Gisele, bionda e amatissima bellezza brasiliana da sempre, attenta a promuovere con intelligente furbizia la sua immagine, un inciampo in una carriera d'oro. Una carriera decollata grazie anche a quelle ali indossate sulle passerelle di Victoria's Secrets, anche qui azienda di intimo americana che, senza troppe storie, ha sempre puntato per la sua promozione unicamente sul fascino mozzafiato dei suoi angeli. Una comunicazione fatta di charme e di allegria, ben ripagata dal pubblico, come testimoniano le immagini della Fashion Night Out di New York. Folla da concerto rock ed eccitazione da stadio per poter vedere da vicino le beniamine della casa, super bellezze del calibro di Gisele o Adriana Lima in primis. We love Victoria's Secret! Dalle Americhe all'Italia, durante la stagione di sfilate milanesi, da poco concluse, le aziende di abbigliamento, intimo e mare mettono in mostra prodotti e fatturati. Come Para, che ritorna a calcare la passerella del Visionaire di Piazza Cavour con una collezione ricca di colore e fantasia. Fil Rouge, la sensualità dei capi, declinati in spirito gypsy, ben testimoniato dalla modella Nastia Kouskaya. Ispirata agli anni 60 tra romantici pizzi e chiffon e tonalità color pastello, la nuova collezione La Perla, presentata negli spazi di Palazzo Clerici. Cornice di prestigio dove si mette in mostra anche la nuova collezione firmata da Jean-Paul Gaultier, che rinnova per la sua seconda stagione il rapporto con la storica azienda italiana. Sex appeal a 360 gradi sulla passerella fisico, dove Cristina Ferrari pensa a una donna cosmopolita e giramondo nelle terre del sole e del caldo. Cosa mettere in valigia dunque? Un abito in jersey liquido e luminoso e naturalmente un costume da bagno, capace però di trasformarsi anche in base per abito da sera, dando vita a un total look pratico, leggero, sensuale e soprattutto antipiega, che non è poco. E sempre a proposito di effetto snellente, scende in campo anche Triumph con la sua nuova linea Shape Sensation di Aqua Collection. Qui i cavalli di battaglia prendono la forma di costumi da bagno in stampe animalier affiancate all'intramontabile nero, anche se a conquistare la scena sono i colori brillanti e pieni della tinta unita. Comune denominatore, un elevato controllo della silhouette grazie a tagli e tessuti per creazioni alla moda confortevoli e altamente performanti, ma soprattutto in grado di trasformare la temuta prova costume da bagno in un momento di quasi felicità. E come avevamo aperto, chiudiamo, ovvero nel segno della polemica. Scatenarla, e questa volta in Italia, è Allo specchio, film spot diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Isabella Ferrari per Yamamay. In occasione dei suoi primi 10 anni di storia, l'azienda di intimo si regala il suo primo spot pubblicitario, affidandosi a questa coppia di assi. Lui, regista di grido, grazie al divo Ieri e a This Must Be The Place con Sean Penn Oggi. Lei, ex ragazza vanziniana, un passato da sapore di mare ormai alle spalle, un presente da attrice gauche e impegnata. Film con Nanni Moretti, teatro con Marco Travaglio, coinvolgimento neofemminista. Perché
spogliarsi allora? Se lo chiedono con un tantam serrato, web e giornali. Nessuna svendita del corpo, rispondono compatti azienda e attrice. Nessuno spirito voyeuristico, solo rispetto per la bellezza più autentica e matura, quella di donne vere. Risultato? Un furbo polverone mediatico che manda tutti all'incasso. Viaggio italiano ma a impatto zero, o meglio a zero emissione. Si intitola Tour Renault ZE, l'evento promozionale ideato dalla casa automobilistica francese per lanciare le sue prime tre nuove vetture elettriche ed ecologiche, alle quali se ne aggiungerà una quarta già a partire dal 2012. Con lo sguardo ad un futuro ecosostenibile che è già qui e un altro al traffico sempre più convulso delle grandi metropoli, Renault inventa un vero e proprio tour che, partito da Milano e passato per Firenze, fa tappa proprio nel cuore di Roma, all'Ara Pacis. La vettura elettrica oggi è concepita soprattutto per un utilizzo cittadino, evidentemente. Il grosso limite è l'autonomia, noi ci stiamo lavorando, comunque le autonomie oggi sono dell'ordine 180 km, sufficienti per un utilizzo abbastanza interessante. D'altro canto però le vetture elettriche hanno il grosso vantaggio di emettere zero emissioni di qualsiasi tipo durante l'utilizzo, e quindi per le nostre città è veramente una boccata d'ossigeno, se mi permettete il gioco di parole. Il nostro obiettivo è quello di pedonalizzare il centro storico riservandolo alla mobilità elettrica. Per cui da questo punto di vista proprio l'idea è di fare in modo che tutto il cliente del liceo vada con queste macchine. Io direi che nella nostra gamma di vetture poi particolarmente adatte a un pubblico femminile ci sono almeno due. La Zoe, che sarà l'ultima arrivata, ma una vettura bellissima, secondo me farà innamorare tante persone, soprattutto le donne. E la Twizy, che è una vettura, è un mezzo molto molto particolare che innova, proprio introduce un nuovo concetto della mobilità urbana, e credo che alle donne farà molto piacere avere un veicolo che si avvicina a uno scooter ma che si può guidare senza casco, per esempio. Ecco Sara, potere di un abbigliamento intimo, tu ne sai qualcosa anche per un altro lavoro che è in questi giorni in... Sì. In sala, Cara ti amo, sì, ancora per pochissimi giorni, quindi mi raccomando andate a vederlo perché è una commedia molto divertente. Tu Sara, in questi 10 anni come sei cambiata? Sono stati 10 anni importanti Sì, questi ultimi 10, sì, esatto. Sono cambiata che, inizialmente sono stati anni di grande euforia, anche se ho sempre controllato un po' quello che mi succedeva, insomma, con uno sguardo abbastanza disincantato. Però ci sono stati anni in cui ero molto più, insomma, superba, non so come dire. Mentre adesso sono una persona molto semplice, molto che apprezza le piccole cose, apprezza la vita. Sono molto serena. Grazie per essere stata con noi, Sara. Grazie per averci seguito a tutti. Ci ridiamo naturalmente, appuntamento la prossima settimana dalla Galleria d'Arte Il Ponte Contemporaneo. A tutti una buona settimana. Ciao.